Bentornati a tutti all'Oroscopo Musicale. Sempre sotto il segno dei gemelli nasceva un pianista compositore e direttore d'orchestra italiano, con 4 premi di David di Donatello e un premio Oscar. Nel 1946 a Roma nasceva Nicola Piovani, figlio di Alberico Piovani, musicista, e nipote di Pina Piovani, una nota attrice teatrale. Nicola Piovani da bambino inizia a studiare inizialmente la fisarmonica, poi il pianoforte e successivamente si diploma in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Durante gli anni della contestazione 1968 all'università conosce il regista Silvano Agosti, che produce una serie di cinegiornali. Il regista Silvano Agosti affida a Nicola Piovani l'incarico di realizzare il commento musicale, diventando la sua prima colonna sonora. Sempre per il regista Silvano Agosti, nel 69 realizza la colonna sonora per il film NP, Il Segreto. E nel frattempo Nicola Piovani suona in un locale di cabaret, dove ha l'onore di accompagnare al pianoforte il grande Vittorio De Sica, che canta Parlami d'amore, Mariù. Lavora come arrangiatore per la casa discografica Produttori Associati e viene coinvolto da Fabrizio De André come coautore di 2 album, Non al denaro, non all'amore, né al cielo, e il successivo Storia di un impiegato. Il regista Marco Bellocchio, dopo aver visto NP, Il segreto, si rivolge a Piovani per la colonna sonora del film Nel nome del padre, 1972. La collaborazione con Bellocchio, che durerà più di un decennio, è l'inizio di una carriera che porta il compositore a incontrare quasi tutti i maggiori autori del cinema italiano degli anni 70 e 80, fra gli altri i fratelli Taviani, Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore e Federico Fellini. Per il celebre regista riminese, in particolare, Piovani scrive le colonne sonore degli ultimi 3 film, Intervista, Ginger e Fred e La voce della luna, prendendo il fatto il posto dello scomparso Nino Rota. Il sodalizio con il grande Roberto Benigni inizia con lo spettacolo teatrale Tutto Benigni. Con La vita è bella viene premiato con l'Oscar per la migliore colonna sonora di film drammatici. Nicola Piovani lavora molto spesso all'estero, soprattutto in Europa. Con Luigi Magni e Pietro Garinei crea per il Teatro Sistina la commedia musicale I 7 re di Roma, con protagonista Gigi Proietti. E nel 2013 diventa presidente della giuria del Festival di Sanremo della 63esima edizione, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Piovani ha composto anche un'opera lirica dal titolo Amorosa presenza, che viene rappresentata al Teatro Verdi di Trieste nel gennaio del 2022. E adesso alcune curiosità. Pensate che negli Stati Uniti è stato confuso con Ennio Morricone, tanto che ha fatto una foto insieme per far notare la differenza. È anche un grande tifoso della Roma ed è felicemente sposato con l'attrice e regista teatrale Norma Martelli. Vivono a Roma e hanno 2 figli. E adesso qualche citazione del maestro Piovani. La musica è la parte più inconscia della percezione dello spettatore cinematografico.
Un'altra citazione. La personalità di ogni artista ha molti lati vanitosi, per esempio il piacere di essere riconosciuti in pubblico, anche quando ti scambiano per qualcun altro. Un'altra citazione. La musica nei film serve a far vedere l'invisibile. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni, vi aspetto in tantissimi domani. E buon di pomeriggio. Ciao a tutti!